Magma Lab 10. Abbiamo scritto 10 anni e non sentirli. Perché? Perché questi 10 anni sono passati veramente in un lampo e abbiamo deciso di festeggiarli condividendo con voi un po' delle emozioni che ci hanno accompagnato in questo percorso. E perché parto da questa foto? Non certo per narcisismo, anche se ci sono io, ma perché il cammino che ha portato a Magma Lab è cominciato qua nel 2007 ad Accento Teatro, con una regia di Gennaro Monti e un tartufo, Gli Impostori di Molière, in cui un primo gruppo, già in parte composto di miei ex allievi, dava vita a uno spettacolo che poi avrebbe portato alla riflessione sulla necessità di avviare dei corsi di recitazione che arricchissero già il percorso di Magma Lab relativo ai corsi di doppiaggio, di giornalismo, di public speaking, e che poi nell'anno successivo portò al primo corso, anno didattico 2008-2009. Siamo al 2018-2019, il tempo vola. Il nostro lavoro è partito al Teatro Testaccio, che era il luogo in cui abbiamo appunto messo in scena i primi spettacoli dopo quelli ad Accento Teatro con la nostra compagnia, quella di Magma Lab, una compagnia professionale. Contemporaneamente i primi spettacoli degli allievi, il lavoro sui più giovani, sui meno esperti, la proposta di quello che era il nostro patrimonio di esperienze a chi magari di quel percorso, di quel cammino così impegnativo che è quello dell'attore e della propria espressione corporea ed emotiva non sapeva nulla. E i primi risultati, i primi allievi che vanno in scena poi con soddisfazione particolare, mettendo in scena personaggi, anime, storie veramente lontane dalla loro natura e finalmente resi credibili, no, da un'interpretazione più matura, per poi divertirci anche a prenderci in giro, perché l'autoridicolizzazione è un altro grande momento dell'attività dell'attore, no? Perdere quel sacro timore di fare brutta figura, e invece certe volte è quello che dico agli allievi: dovete assolutamente fare brutta figura, ve lo richiede il personaggio. Camminata prosegue raccontando altri spettacoli che sono stati fatti. In queste due immagini c'è un percorso di quasi 10 anni, dai primi corsi al Testaccio agli ultimi corsi nella nostra nuova sede, la nostra, una delle due nostre nuove sedi, perché ovviamente lo spazio a un certo punto non è stato più sufficiente, perché tutti i semi e tutti i frutti di Magma Lab potessero arrivare a maturazione, no? Questa visione di un albero dalle infinite prospettive e possibilità è un po' quello che vogliamo instillare in chi frequenta Magma Lab. Quello che hai dentro noi non lo sappiamo, lo sai tu, ma forse non lo sai neanche tu. Noi possiamo essere uno strumento per permetterti di portare a frutto tutti i tesori che hai dentro di te. Sedi, eh sì, perché il percorso si è evoluto via via con le esigenze che cambiavano, con il numero di allievi che aumentava, quindi dal Teatro Testaccio siamo andati a Magma Lab, sede di Via degli Scipioni, dove c'era già una sala dedicata, la sala nera dedicata al teatro, ma ancora non bastava perché effettivamente i gruppi erano piuttosto consistenti, quindi si rese necessaria l'individuazione di un'altra location, come si dice oggi, che divenne Magma Lab Space a Via Alberico II, e qui vediamo un allestimento a Via Alberico II con la scenografia e con tutti i nostri allievi del corso estivo, che ci dà la misura di una crescita, in qualche modo un arricchimento rispetto alle esperienze iniziali del Teatro Testaccio. E poi ancora un'altra sede, quella in cui siamo adesso, in cui abbiamo avuto il piacere di mostrarvi tutto questo nostro percorso di 10 anni, che è quella di Via Pietro della Valle 13C, praticamente adiacente al primo Magma Lab Space, con poca originalità, lo confesso, l'abbiamo chiamata Magma Lab Space 2. Tanti allievi in questi anni, allievi più recenti, come quelli che vediamo in queste due prime foto, e allievi che invece hanno calcato per la prima volta le tavole del palcoscenico al Teatro Testaccio durante i nostri primi corsi, quelli più lontani, indietro nel tempo. Emozioni, quelle legate anche al Teatro Testaccio, non si sono mai fermate, perché noi, anche con la compagnia professionale di Magma Lab, abbiamo sempre continuato
a proporre produzioni anche innovative, anche piuttosto coraggiose, al Teatro Testaccio, da una Veramente Tuo, liberamente ispirato al lavoro di Molière, a una Locandiera di Goldoni alla nostra maniera, con i nuovi percorsi e le nuove maniere di sedurre del terzo millennio. Questa giacca l'ho indossata ovviamente in scena, perché Magma Lab, compagnia professionale, produzione Magma Lab, è stato anche in scena al Teatro dei Servi, al Teatro dei Martiniti a Milano. Insomma, le esperienze crescono, ma crescono soprattutto grazie all'entusiasmo, alla comunicazione, al patrimonio di vita che portano qui da noi tutti gli allievi che vengono a sperimentare e a sperimentarsi. Ed è un cammino che vogliamo continuare a fare nel futuro sempre di più, grazie anche all'interazione con Oro in Centri, grazie a tutti coloro che partecipano di questo nostro flusso emotivo. Magma Lab 10, speriamo che sia solo l'inizio e chissà, un giorno di poter raccontare Magma Lab 20, 30. Adesso godiamoci il presente, ma il futuro sarà luminosissimo.